Radio Radicale, siamo con Benedetto della Vedova di Più Europa per parlare della NADEF che è stata elaborata dal governo nei tempi stabiliti e con numeri, diciamo, che lasciano poco spazio alla fantasia. Allora, la Meloni ha fatto un bagno di realismo insieme a Giorgetti. E ha fatto capire che sarà possibile fare ciò che i conti ci permettono di fare. Allora, anche per fare una scelta di questo genere ci vuole coraggio, soprattutto l'anno prima delle elezioni europee. Allora, lei oggi direbbe che la Meloni è coraggiosa? Io credo che invece che Meloni abbia compiuto un doppio azzardo per i numeri essenziali che abbiamo visto, poi vedremo il testo. Doppio azzardo perché da una parte fissa un deficit programmatico del 4,3 per l'anno prossimo. Che è un deficit alto e che peraltro risente, virgolette, positivamente dal fatto che si è portato al 5,3 il deficit del 2023, caricando su quest'anno una parte di oneri da superbonus che inizialmente era previsto pesassero sul 2023. Quindi è un deficit molto alto, 4-3% è un deficit molto alto, ma questo deficit si sposa con una previsione che purtroppo ad oggi dobbiamo giudicare irrealistica della crescita per il 2024, perché la NADEF, se abbiamo capito bene, prevede un deficit programmatico del 4,3% con una crescita sempre per il 2024 dell'1,2%. Siccome le previsioni ultime della Commissione prevedono una crescita dello 0,8% per il 2024, è evidente che già stiamo parlando di un deficit che vola verso il 5%. E quindi negoziato con la Commissione non sarà semplicissimo e a mio avviso renderà anche più complicato il negoziato che si dovrebbe chiudere a ottobre, forse non sarà così, ma io spero che sia così, chiudere a ottobre sul nuovo patto di stabilità, perché altrimenti noi già ci troviamo col 1º gennaio. Entra in vigore il vecchio patto e noi siamo già con una previsione di sforamento destinata a peggiorare. Non cita la ratifica del MES, della Ratifica del riforma MES del ormai è MES. una barzelletta, io spero che Meloni cambi idea, ho capito che stanno cambiando idea dopo Ma tanto tempo anche sulla lei non NATO. pensa che questa cosa possa rientrare nella trattativa? Io penso semplicemente che aver rinviato fino ad oggi ha danneggiato l'Italia, punto e basta, non c'è nessuna moneta di scambio, cioè, quelli l'hanno ratificato tutti e non è che ti danno un premio perché tu sei arrivato per ultimo pensando che gli altri fossero dei fessi, cioè, banalmente Neanche prima della così. campagna elettorale. Ma no, Per ma le europee, intanto il MES no. Ok, va bene. lo ratificheremo a novembre, adesso siamo già in ottobre, quindi si ratificherà a novembre, Beh, siamo al 28 settembre, ancora tardi, qualche, uno sì, scampolo di settembre c'è. si ratificherà tardi e male senza alcuna utilità, a mio avviso, per il governo e per l'Italia. Senta, ritiene che ci siano da una parte Giorgia Meloni e Giorgetti e dall'altra Salvini? E poi le volevo chiedere, lei ha criticato la Meloni, mi chiedo cosa pensi di Salvini, di No, come si è. io critico Meloni perché è Presidente del Consiglio. Giorgetti sta stabilmente, abbiamo visto anche a Pontina, nel partito di Salvini, quindi non
mi sembra che abbia aperto uno scontro politico con Salvini, quindi... Beh, forse perché è diplomatico, tiene bene sì, le sue posizioni senza arrivare allo scontro diretto. Sì, però qui non abbiamo bisogno di persone dentro il governo che lavorino per ridurre il danno. Cioè, abbiamo un governo, come hanno sempre detto e rivendicato Salvini e Meloni, pienamente politico, che certamente ha il consenso in Parlamento maggioritario, nel Paese non maggioritario, ma consistentissimo, e questo consenso lo sta usando come più o meno aveva programmato di utilizzarlo. E quindi che poi Giorgetti o un altro ministro del Tesoro possano avere un linguaggio e una postura migliore di altri ministri, ma insomma questo è sempre il governo della Lega Fratelli d'Italia e come tale si sta comportando. Salvini ha invitato la Le Pen a Pontida, c'erano tutti, credo ci fosse anche Giorgetti, mi interessa la politica, poi certo. Questi sono dettagli. Senta, perché si è riaperto il dibattito sullo spread? Ma adesso non l'ho visto oggi come sta andando, ma per una serie di ragioni. Una è che ormai siamo i fanalini di coda nello spread, che la Grecia ormai è diventata più affidabile per gli investitori dell'Italia, nel senso che ha uno spread inferiore. Lo spread italiano resta comunque un termometro, anche in una fase in cui il benchmark, cioè il paese di riferimento, la Germania, è in difficoltà. La Germania ha fatto una legge di bilancio col deficit al 2,5, che già incorpora, se ho capito bene, anche le critiche della Corte dei Conti tedesca. Comunque si fermano al 2,5, poi i fondi speciali si fermano al 2,5. Noi siamo proiettati, secondo me, al doppio del deficit tedesco. Però, nonostante questo, quindi, resta un termometro della fiducia dei mercati. E poi ormai, visto che la misura dei valori assoluto nei tassi è altissimo, è anche un ulteriore segnale del fatto che il costo del debito pubblico italiano non voglio dire che stia esplodendo, ma sta di nuovo, dopo anni di tassi zero, sta di nuovo raggiungendo livelli preoccupanti, e questo dovrebbe far pensare che deficit e debito oggi costano molto, quello certo. Che si fa oggi costa un sacco di soldi. Quindi però dietro questo aggravio non c'è una causa politica che investe le responsabilità del governo, ma una scelta che prescinde dalle decisioni politiche italiane. Cioè la Banca Centrale Europea ha in qualche modo aggravato questa situazione. Sì, però lo spread non lo fa la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea può incidere sui livelli dei tassi, ma sul differenziale dei tassi tra Italia e Germania la BCE non influenza, o sul fatto che l'Italia paghi un premio rispetto alla Germania ormai maggiore di quello della Grecia, non certo. È un dato che viene influenzato dalle decisioni della BCE. C'è poi un ultimo punto che per me è ancora il più rilevante di tutti. Anche ieri nella conferenza stampa, forse non l'ho seguita con il necessario scrupolo, ma non mi risulta che l'accento sia stato messo sulle riforme per la crescita e sull'elemento decisivo in questo senso, questo della crescita, della produttività, del PNRR. Si fa solo più spesa. Di questo si parlerà quando
si faranno i provvedimenti legati alla legge di bilancio, no? Anche quello. Beh, ma io vedo per esempio che la legge sulla concorrenza, che già era svuotatina, è una lettera morta. Non si fa una legge sulla concorrenza perché non hanno il coraggio di affrontare i nodi taxi e balneari poi alla fine. E se dovesse scegliere tra la visione della Meloni e quella di Salvini, quale sceglie? Li butta tutte e due dalla torre? Sì, diciamo che in una torre con Orban e Le Pen, Ho diciamo, capito. facciamo il ragionamento per interposto Certo. amico in Europa. Chi butta prima però? Chi butta prima? Salvini o la Meloni? Allora, butto prima Orban perché è presidente, capo del governo in Ungheria in carica. A Le Pen è solo pronta a fare l'ennesima sfida, vedremo a quale altro avversario candidato Presidente della Repubblica. Vabbè. Grazie a Benedetto Ravito.